Allora, per Ponzacco Channel, il primo intervistato non poteva essere che il presidente Filippo Ferretti. Dopo una partita a 90 minuti al Cardioparma, che ci dici? Che abbiamo rischiato di buttare via una partita che era il primo tempo era finita sul 2-0 per noi, poi siamo rimasti addirittura con un uomo in più dopo l'espulsione del loro giocatore. Forse lì abbiamo pensato che la partita fosse già chiusa. Come succede spesso nel calcio, molto probabilmente le cose non funzionano così. Forse ci siamo abbassati troppo, ci siamo allungati un po' troppo e abbiamo preso l'1-2 di loro. Abbiamo rimesso il risultato in discussione e fortunatamente siamo stati bravi e fortunati a trovare il calcio di rigore a pochi minuti dal termine che ci ha consentito di fare bottino piano. È stata un'estate importantissima, prima l'avvento dei nuovi giocatori e per ultimo lo sponsor Massimo Donati. I progetti? I progetti di certo non cambiano. Dopo una partita, i progetti ci sono, i progetti rimangono, sono progetti ambiziosi. Logicamente, la società fa progetti, poi la squadra deve seguire la società sul campo. Ripeto, oggi siamo stati fortunati, sicuramente ci sono diverse cose da rivedere. Penso che quella che è risaltata di più sia stato l'atteggiamento della squadra, che secondo me non è stato troppo positivo. Però, insomma, non c'è secondo me nemmeno da essere troppo critici, è la prima partita di campionato, forse volevamo anche dimostrare più del dovuto e comunque sia meglio correggere gli errori con una vittoria che con un pareggio e una sconfitta. Quindi andiamo avanti e speriamo bene per le prossime gare. Il pubblico di Ponzacco ha risposto presente anche oggi, anche se era più una giornata da mare che da stadio. Sì, no, siamo più che soddisfatti anche del pubblico che è stato numeroso, oggi è una giornata molto calda, comunque ci congratuliamo con i tifosi ponzacchini perché come al solito quando poi arrivano gli appuntamenti importanti non tradiscono mai l'attesa, quindi fa piacere che ci sia il pubblico, che sia tornato il pubblico dei vecchi tempi. Grazie.